a função italiano-português. Então, inizio. Allora, a nome dell'Associazione Italia-Brasile, vi do il benvenuto a questo webinar sull'opportunità commerciale di investimento tra Brasile e Italia nell'industria dello sport. L'evento è stato da noi organizzato insieme al Ministero della Cittadinanza e al Consolato Generale del Brasile a Milano, su invito e richiesta del sottosegretario nazionale allo sport Bruno Souza, che insieme al suo staff ci hanno supportato nell'organizzazione e soprattutto nell'individuare settori specifici di opportunità di investimento che oggi vi verranno illustrate. L'obiettivo della nostra associazione è proprio questo: promuovere non solo gli aspetti commerciali, economici e culturali tra i due paesi, ma soprattutto quello di relazione e gioco di squadra. Quindi questo evento è stata un'ulteriore messa alla prova in cui abbiamo nuovamente constatato con grande entusiasmo che l'interesse tra i due paesi non solo è solido e collaudato da tanti anni, ma nell'ultimo decennio vive un momento di forte e costante crescita. Questo sicuramente è dovuto alle opportunità economiche e commerciali, dove l'Italia come paese investitore di eccellenze industriali mondialmente riconosciute ed il Brasile come paese di dimensioni continentali, ricco di materie prime, con un'industria in costante sviluppo che alimenta un mercato di forte espansione interna ed esterna di oltre 220 milioni di persone. Importante sottolineare che in questo sviluppo delle relazioni bilaterali in ambito economico e non solo, molto è dovuto alla preparazione e al lavoro costante sul territorio svolto da players oggi qui presenti, e la loro sempre positiva disponibilità nel fare gioco di squadra. A tale proposito, e prima quindi di passare la parola al nostro moderatore, ringrazio, a nome dell'Associazione, il Consolato Generale del Brasile a Milano, il suo Console Generale, ambasciatore Eduardo dos Santos, il Ministero della Cittadinanza, in particolare il segretario Bruno Souza, la Regione Lombardia, che verrà rappresentata dal consigliere Gianmarco Senna, presidente della Commissione Attività Produttive, Carlo De Simone, responsabile Indirecciana di Siemens SPA, il direttore dell'Italian Trade Agency di San Paolo, dottor Ferdinando Fiore, e Francesco Santa, Managing Director dell'Italia Exhibition Group. Infine, la Camera di Commercio Italiana a San Paolo, Italcam, il suo presidente Graziano Messana, e quest'ultima in modo particolare, anche questa volta, non solo ci ha permesso e dato in prestito l'intervento del presidente, ma l'intero sostegno affinché l'evento di oggi potesse avere il meritato successo. Quindi, ringraziamenti fatti, passo la parola all'amico e giornalista del Sole 24 Ore, Roberto Darin, che ringrazio anche lui per essersi reso disponibile a moderare l'evento. Buonasera e grazie a tutti voi. Mi sembra una splendida occasione per raccogliere i vostri interventi. Gli ospiti sono persone importanti e i temi che verranno affrontati, da quello che ho potuto vedere in anteprima, prefigurano appunto un ascolto piacevole e dei temi interessanti da vedere insieme. Io comincerei subito con il segretario nazionale allo sport agonistico Bruno Souza, del Ministero del Cittadino, e darei quindi immediatamente la parola a lui, come detto, lasciando uno spazio poi alla fine degli interventi di tutti per eventuali domande. Come ha suggerito la nostra interprete, forse l'unica piccola attenzione che tutti noi dobbiamo prestare è parlare non eccessivamente veloce per facilitarla nel suo lavoro, e quindi interventi non sincopati. Grazie e a lei la parola, dottor Souza. Olá, espero que todos me escutem. Agradeço. Todos escutam perfeitamente? Sou secretário nacional de esportes de alto rendimento, Bruno Souza, e agradeço primeiro, claro, Alfredo Preto, que desde o primeiro webinar que fizemos com o cônsul italiano e toda essa evolução, né, na verdade, da relação da Secretaria Especial de Esportes
hoje no Ministério da Cidadania, com a busca de relações internacionais, e logo prontamente assim, o Alfredo entendeu a ideia e buscou uma evolução. Estou aqui representando o ministro João Roma, do Ministério da Cidadania, e o secretário especial Marcelo Magalhães, que é o secretário especial de esporte, e depois a secretaria se subdivide em algumas secretarias especiais, a do alto rendimento, que é a minha, da inclusão social e educação, a de controle antidopagem, uma secretaria, claro, no Brasil não podia faltar uma específica para o futebol, e essa é a nossa divisão nacional. Eu agradeço ao Roberto pela introdução e estarei sempre à disposição para que possamos trocar as melhores ideias possíveis. Preparamos, óbvio que estou aqui para dividir os aspectos econômicos que envolvem a indústria do esporte no país, com o intuito de criar oportunidades e desenvolver o esporte no Brasil. Eu vou fazer um breve relato sobre a secretaria que eu componho, que eu represento hoje, e a gente preparou aí uma pequena apresentação que eu acredito que o Gabriel vai estar colocando aí na tela para a gente dividir com vocês. A gente consegue colocar agora? Pois bem, aqui estamos. As oportunidades, na verdade, agradecer todo o envolvimento e a preparação, né? Como eu falei, hoje a Secretaria Especial de Esporte se encontra dentro do Ministério da Cidadania, o ministro da Cidadania é o João Roma, o Marcelo Magalhães é o secretário especial, o André, o secretário adjunto, que está junto com o Marcelo, eu represento a Secretaria de Esporte de Alto Rendimento, no qual a gente tem interação com as 35 modalidades olímpicas e as 22 paralímpicas, né? Nós somos um pouco responsáveis por toda essa performance do esporte de alto rendimento no país, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Poderia passar, Gabriel, por favor? Bem, a Secretaria de Alto Rendimento tem a missão de consolidar o Brasil como uma potência esportiva, né, em todas as regiões do país. Nós somos um país continental, e promover principalmente acesso e desenvolvimento ao esporte de base, da base, né, até o alto rendimento. A gente tem uma visão que quer ser referência como principal inspirador e articulador dos entes que integram o Sistema Nacional do Desporto para a formação de atletas de alto rendimento. Lembrando que para mim é um prazer muito grande ter essa posição e estar como secretário, porque fui atleta profissional durante muitos anos da minha vida, do handball, fui capitão da seleção nacional por duas Olimpíadas, né, Olimpíadas de 2004 em Atenas e 2008 em Pequim, e logo na sequência comecei a trabalhar com entregas de Jogos Olímpicos, trabalhei na Olimpíada de 2012 em Londres e também na Olimpíada do Rio 2016. O valor público que a gente tem aqui é promover e desenvolver desenvolvimento humano, mas também econômico, através do esporte de alto rendimento em todo o território. E os princípios são o espírito esportivo, a inovação, que a gente busca através dessas relações com as empresas, o respeito, a igualdade, a excelência, uma boa governança, claro que no poder público isso é muito importante, e um compromisso principalmente com o atleta, que é o DNA de onde eu vim, e a gente tenta buscar sempre que os melhores resultados cheguem a eles, né? Vamos passar para o próximo slide, a gente mostra aí o que o Brasil é como a quinta maior extensão territorial, 8.500 mil quilômetros quadrados e 213 mil habitantes, né? A maior economia da América Latina, nós coordenamos aí o Mercosul economicamente, e a população bem jovem de um país que tem um ecossistema esportivo muito forte. Então, esse é um pouquinho do panorama aí do que a gente quer mostrar para vocês. Podemos passar? O que é a indústria do esporte no Brasil? Assim, como que a gente... o que a gente interage? Que ecossistema é esse, né? A gente interage primeiro
com atletas, né, centros, escolas de centro de treinamento, parcerias e patrocinadores, clubes e confederações, muitos clubes, né, nós temos 13 mil clubes, muito de origens, muitos na região sul de origens italianas, né, então clubes sociais, clubes esportivos, e confederações de esportes, 35 modalidades olímpicas e 22 paralímpicas. Eventos e entretenimento, que tem uma cadeia de eventos muito grande no Brasil, principalmente Sudeste, Sul, né, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e Rio Grande do Sul, assim, muito, muito ávidos nos eventos. A cadeia do varejo, claro, distribuidores, academias, e consumidores finais são um pouco do que a gente interage. A Cross Industry aí que a gente colocou, né, o mercado no qual os produtos são oferecidos, assim, colaboradores relacionados ao esporte, fitness, recreação, e serviços em gerais, assim, a indústria está presente, os fornecedores de matéria-prima, também em diferentes modalidades, os prestadores de serviços, pesquisas e desenvolvimento, sustentabilidade e logística reversa e transporte e logística. Isso é um pouco do que a gente interage em geral com a indústria esportiva. Entretenimento, claro, com mídias e conteúdos, turismo esportivo, que é uma coisa que a gente tem interagido bastante com o Ministério do Turismo. O turismo entende também que no volume que é o Brasil e para onde, em que região a gente leva um evento esportivo, a gente muda e impacta muito fortemente com a indústria hoteleira e também com a fonte de turismo. As ligas e as competições nacionais e sul-americanas e pan-americanas que acontecem no Brasil e ou eventos mundiais, nós temos eventos mundiais como o Mundial de Ginástica e outros mundiais, e patrocínios e bilheteria e produtos direto, né? Essa é a parte do entretenimento que a indústria esportiva, o ecossistema da indústria esportiva acaba impactando. A gente pode passar, Gabriel, por favor? Bem, realização de mega eventos esportivos. Isso foi um impacto muito grande na economia e na vida do brasileiro, né? A gente tem desde 2007, e aí eu falo muito bem porque em 2007 eu ainda era atleta e estava com a seleção, capitão da seleção de handball, né? O Palomano, aí na Itália, e no qual fomos campeões em 2007 e classificamos o Brasil para a Olimpíada de 2008. Na sequência, nós tivemos Copa das Confederações, envolvendo a Copa do Mundo de Futebol, a FIFA, em 2014, dos maiores eventos do mundo de futebol, e a Rio 2016, aí coroando esses quase 10 anos de mega eventos. A infraestrutura do esporte passou por uma grande reconstrução e também um desenvolvimento de confederações e esportes diferentes, que nós fortemente tivemos um grande resultado desse impacto agora, em 2020, 2021, em Tóquio, com o aumento do Brasil em diferentes modalidades e também no quadro de medalhas. A gente pode passar? Gabriel, por favor. Secretário, só um minuto. A gente está tendo problema com a linha da tradutora, que está se ouvindo muito mal. Só, desculpe só um instante. Cecília, tá, tentar ver se dá para resolver isso. E nel frattempo, per chi non sapesse, a destra, sotto a destra, c'è la possibilità di cambiare la lingua. Sotto interpretazione uno può scegliere la traduzione italiana o portoghese. Solo un secondo. Scusi, segretario, solo un minuto. Tá bom. Ok, possiamo oggi... Perdão, pode continuar. Gabriel, pode voltar um slide, por favor? Pronto, pode passar para o próximo, só para saber se estava certo. Obrigado. Colocando um pouco do que foi o investimento para a Olimpíada, como acontece no esporte olímpico e paralímpico do Brasil, a gente tem aí um pouco de uma imagem do que foi o investimento para Tóquio, né? E como que a gente faz esse investimento.
E assim, o que aparece, né, com investimento público direto, né, programas esportivos em cada país, para a gente poder ter também aí um comparativo, né, um comparativo do que é o investimento de fato. Então, a gente consegue acompanhar aí, em termos dos 10 primeiros colocados ou que estavam na nossa frente. Olha o investimento público, em dólar, né, que está, exatamente, aí exposto, a diferença de investimento dos países europeus, para o Brasil e como o Brasil consegue ainda assim, atingir uma boa, qualificação, no quadro de medalhas. Olha a diferença entre a Itália, 52 milhões de dólares, e o Brasil, 1,5 milhão de dólares. Você podia passar, por favor, Gabriel? E a gente tem o reflexo disso no quadro de medalhas. A gente faz um comparativo aí, um pouco da evolução dos resultados dos ciclos olímpicos nos últimos, anos, e olha como o Brasil, com o impacto da Rio 2016, conseguiu de fato evoluir e pular do patamar de 20, de 22º colocado, para 13º no Rio, e agora em Tóquio para 12º. E você vê o investimento da Itália ali, perene e o mesmo, e nono, décimo, mas está ainda entre os 10 primeiros. Mas a gente sabe que o Brasil tem um espaço muito grande, principalmente se a gente colocar a conversão entre o que é investido em outros países e o que é investido no Brasil e a colocação. Isso pode ter um impacto realmente gigantesco, e os partícipes, né, quem estiver participando de fato dessa revolução esportiva no Brasil, e pode acontecer através da indústria do esporte, o quão grande a gente pode chegar ainda. Então, a gente pode passar para o próximo slide, por favor. E a gente tem, através de incentivos para o alto rendimento, o governo federal investe atualmente, 750 milhões de reais, né? Hoje, com dólar, a 5,3, isso acaba sendo um investimento, bem pequeno para os modelos, internacionais. Então, você vê, como a gente investe pouco, tem muito resultado, como que o Brasil é um país paralímpico, a gente está entre os 10 primeiros, do mundo esportivo, né, referência mundial. O presidente do Comitê Paralímpico, Internacional hoje é um brasileiro, e o Brasil vem evoluindo muito também como uma potência no paradesporto. A gente consegue, investir em várias formas, né? Na maior parte das verbas são sobre três vertentes: o programa Bolsa Atleta, que é um programa de incentivo fiscal, incentivo federal direto ao atleta. Então, a gente tem investimentos aí que vão, para os primeiros atletas, lá do atleta escolar até o atleta que consegue um pódio internacional. Então, vai de R$ 500 a R$ 15 mil, né? Tem atletas hoje que conseguem receber. Nós somos o maior incentivo de programa direto ao atleta do mundo, né? Então, a gente hoje divide o nosso modelo com outros países da América do Sul, e recentemente Portugal tem interesse de implementar um programa similar ao nosso. A gente teve boas conversas em Tóquio, então a gente acabou virando referência internacional desse investimento, a atletas diretamente. A lei das loterias, a loteria como a Loto, na Itália e na Europa, tem uma porcentagem destinada ao esporte, e que é subdividida entre todos os entes do sistema esportivo nacional, e a lei de incentivo do esporte, na qual grandes empresas, conseguem, através do seu imposto de renda, deduzir o seu imposto de renda até 1% do seu imposto de renda, não pagando ao governo e destinando especificamente a alguma atividade esportiva e/ou algum projeto, que lhe é de interesse. A gente pode passar, por favor? Então, a gente tem aqui, um pouco do ecossistema do Bolsa Atleta, a avaliação de tudo que já foi investido ao longo, desde 2004 até hoje. Então, foram mais de R$ 1 bilhão investidos, mais de 81 mil bolsistas e mais de 29 mil
atletas beneficiados? Por que que os bolsistas são diferentes dos atletas, né? Porque existem vários atletas que participaram durante vários anos e isso tem um número menor de atletas que recebem mais bolsas. Podemos passar? A relação das instituições em cada estado, como eles estão divididos, a gente consegue reparar aí o georreferenciamento de quantas modalidades. Pode ver que aqui em São Paulo, principalmente ali na região onde está Lilás e os Vermelhos, a gente tem uma incidência maior de praticantes, né, de clubes esportivos. Então, a gente tem ali quase 2 mil clubes em São Paulo, 550 no Rio de Janeiro, e a gente vai subdividindo aí por outros estados. Isso é muito mais para ter uma noção do ecossistema esportivo do Brasil. A gente pode passar, por favor, Gabriel. E aí, dados do investimento esportivo, né, as fontes de onde foram conveniados esportes de alto rendimento, e aí convênios do governo federal com instituições de esportes no ecossistema do Brasil. Então, no período de 2008 a 2020, convênios no alto rendimento, aí 3,5 bi. Incentivo ao esporte, as empresas deixaram de pagar 2 bi ao governo para poder, de fato, colocar no esporte de alguma maneira. A gente tem feito uma educação às empresas para que isso funcione mais e mais. E, através da via de loterias federais, também 3 bi. E aí a gente vê, por esfera, né, como a gente investiu em cada esfera. O orçamento federal acabou investindo 20 bi, o orçamento de cada estado, aí, sei lá, o Rio de Janeiro, São Paulo, seus estados colocaram 22 bi no esporte, e também o município. Aí, município, são 5.500 municípios espalhados pelo Brasil, um universo gigantesco de cidades espalhadas pelo Brasil, no qual acabam investindo 54 bi em diferentes categorias e orçamentos. Podemos passar? Aí a gente tem os esportes mais praticados. Claro, a gente está ali, o futebol, 30 milhões de brasileiros praticam diretamente o futebol. A gente tem o voleibol em segundo plano, campeões olímpicos, campeões no vôlei de praia, mundialmente conhecidos. Muitos também atuam em clubes italianos, o que faz uma relação Brasil-Itália muito forte, né? O Bruninho, que está há anos em Modena, e dentre tantos outros brasileiros que já passaram pelo voleibol, pelo pallavolo, né, o voleibol italiano. Tênis de mesa, uma grande surpresa, uma massificação de esporte no Brasil, o table tennis hoje com 12 milhões de praticantes. E a gente vê a natação com 11 milhões, o futebol com 10 milhões. A gente tem a capoeira, que é uma mais cultural do que esportivo. O skate, que depois da Olimpíada de Tóquio a gente já triplicou esse número. O skate hoje vai aparecer ali quase próximo ao futsal, entre o futsal e a capoeira. É um fenômeno, o skate no Brasil, dentre outros fatores. Estive também com o presidente da Federação Internacional de Skate, que é um italiano. A Federação Internacional de Skate tem sede em Roma, e a gente teve em conversa em Tóquio para trazer uma das etapas do circuito mundial também para o Brasil. A gente tem um fenômeno no Brasil de uma menina de 12 anos de idade que anda de skate há 2 anos e foi medalhista de prata olímpica, patrocinada mundialmente com a Nike. E tem 2 títulos mundiais agora recentemente. A Raíssa Leal, que dormiu em Tóquio um dia com 10 mil seguidores e acordou com 6 milhões de seguidores em suas redes sociais. Então, é um fenômeno internacional, a Raíssa, e com patrocínio direto já do Banco do Brasil, federal, e também da Federação de Skate do Brasil, no qual a gente tem vários e vários adeptos, estamos muito próximos. Podemos passar? Principais desafios, né? Relatório de acompanhamento econômico e nomenclaturas, assim, o Brasil, a balança comercial, classificação nacional de atividades econômicas, a nomenclatura comum no Mercosul, né? Artigos esportivos que não estão
classificados de forma específica ou em bloco específico, a gente tem essa dificuldade de agregar e descobrir a dificuldade na avaliação fiel de importação e exportação no ramo esportivo e detectar as necessidades e possíveis soluções. Né? Poderia passar, por favor? Gabriel? Pois bem. O que a gente fala em relação a isso? Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de classificação de fato e a gente tem uma dificuldade muito grande em muitas modalidades. A gente está aí um quadro de modalidades versus equipamentos, o que essas modalidades necessitam, né? O que essas modalidades de fato precisam para exercer a alta complexidade, o alto rendimento. Então, no atletismo, a gente precisa de piso, barreiras, precisa de tudo. No badminton, as raquetes e petecas, no beisebol, as bolas e luvas. E a gente vai por modalidade, a canoagem e a vela. No Brasil, a gente não tem a produção nacional de barcos. Né? E somos campeões olímpicos de vela e de canoagem agora também em Tóquio. Então, um jogador de golfe hoje para o Brasil, que é um esporte olímpico, a gente não tem tacos nem bolas. Na ginástica, todo o solo, a trave, tudo vem de fora. No judô, o tatame. E por aí em diante, né? Hoje, um atirador de tiro esportivo no Brasil, ele não consegue comprar nem a arma e nem a munição. Então, a gente tem essa definição aí com cada confederação, oportunidades e também defasagens. E aparece aqui, um deles aparece o skate, no qual a gente conseguiu uma vitória antes da Olimpíada, uma vitória sensacional com o presidente da República, no qual o skate ele era classificado para importação como um brinquedo, né? Um joguete. E o skate acabou hoje como modalidade olímpica. E a taxação de importação internacional do skate era de 22%. E a gente conseguiu, com o decreto presidencial, abaixar a taxação do skate para 2%. A gente poderia passar para o próximo slide, que é o slide justo que a gente fala sobre isso. Aqui está a Raíssa, medalhista olímpica. O Brasil conquistou 3 medalhas em Tóquio, a gente reduziu uma alíquota de 20% para 2%. Isso vai ter um resultado para a próxima Olimpíada e na massificação do skate no país absurda. E a gente já tem esses resultados hoje na ponta do lápis. A gente pode passar, por favor, para mais um slide? Então, expandir a proposta do skate para outras modalidades, né? A gente tem hoje uma reunião até o início de março com a economia e também com a Casa Civil da Presidência da República para apresentar a redução de incidências tributárias sobre produtos esportivos, para fazer uma revisão na classificação nacional da atividade econômica ligada ao esporte. Né? Há 43 modalidades olímpicas filiadas às confederações. Buscar melhor condições para instalações de empresas de outros países no Brasil, com redução da alíquota de impostos, da implementação dessas empresas no Brasil. Então, a gente acredita que eu acredito principalmente, e o secretário Marcelo, secretário especial, também, que criar um bom campo para que essas empresas possam se sentir confortáveis de vir para o Brasil e também que a gente aumente a gama de importação de produtos especificamente para o esporte de alto rendimento, a gente consiga mudar o cenário de algumas modalidades no Brasil e evoluir muito bem. Então, mais de 70% das modalidades olímpicas e paralímpicas importam seus melhores equipamentos esportivos. Então, está aí uma grande oportunidade da gente criar em conjunto uma boa situação para empresas estrangeiras. Poderia passar, Gabriel, por favor? Bem, essas entidades governamentais que possuem interação com a Secretaria de Alto Rendimento, e são elas o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, o Comitê Olímpico aí com suas 35 modalidades, 35 confederações, 42 modalidades,
o Comitê Paralímpico, com um universo de 22 modalidades paralímpicas, a CBDE, que é a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, está acontecendo hoje, né, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, 7 mil crianças entre 12 e 14 anos estão jogando jogos estudantis brasileiros. Serão essas crianças que, num futuro de um ou dois ciclos olímpicos, ou quem sabe três, estarão representando o Brasil internacionalmente. Então, é uma oportunidade. 7 mil crianças vieram ao Rio de Janeiro praticar 20 modalidades no Parque Olímpico nesse exato momento. A Confederação Brasileira de Clubes, no qual envolve aí 13 mil clubes, de 13 a 15 mil clubes, e muitos deles, eu tive num congresso semana passada falando do esporte de alto rendimento no clube, a mistura entre o clube social e o clube esportivo, é um universo muito interessante que muitos clubes têm origem alemã e italiana. No sul do Brasil, muitos clubes de origem italiana e procurando também novas modalidades de convênio, de realização de intercâmbio entre os clubes. Tem umas histórias muito bonitas nesses clubes a serem contadas e serem divididas com a Itália e com a Europa em geral. Então, são imigrantes que vieram para o Brasil, que tinham a sua cultura clubística nas suas regiões mais remotas da Itália e acabaram fundindo e fundando alguma relação de clube também no Brasil. E a CBDU, que é a Confederação de Esporte Universitário, também interage com a gente, faz todo o esporte na universidade e oferece também bolsas de estudo, não só no Brasil, mas também com universidades, fazendo intercâmbio de universidades do Brasil com universidades de fora. Hoje a gente está produzindo um intercâmbio muito forte com os Estados Unidos, Canadá e também iniciando agora com Portugal. E é um universo muito proveitoso também, porque são universitários que já tiveram a sua vivência no esporte, que querem estudar em outro país, e esses sim serão ítalo-brasileiros que podem também depois voltar a trabalhar em empresas ítalo-brasileiras também e estarem prestando o seu serviço pós-universidade. Então, é um universo muito importante, é um universo muito produtivo e que nos faz pensar que também tem uma chance de interação grande aí no desporto universitário. Poderia passar, Gabriel, por favor? Para o próximo. Esse era o nosso último slide. Eu agradeço demais. Espero que não tenha falado muito rápido e que vocês tenham compreendido, para dar um pouco mais da visão. Acho que o Alfredo tinha participado em algumas reuniões comigo. Eu tenho essa visão um pouco macro, assim, atuando um pouco fora do esporte convencional que me faz sentar no escritório. E acredito que dentro desse universo todo que falamos aí, a gente tem algumas oportunidades. Eu queria escutar um pouco de vocês também. Agradeço ao Roberto e ao Alfredo a oportunidade e a todos vocês que me escutaram mais uma vez. Molte grazie, Bruno. Direi che possiamo dare la parola a Gianmarco Senna, che è presidente della quarta commissione attività produttive, è un consigliere della regione Lombardia. E a Gianmarco Senna, al dottor Senna, chiediamo di intervenire. Grazie, subito, Roberto. E di rimanere nei tempi. Grazie. Sì, sarò breve e farò un saluto da parte di Regione Lombardia. Ringrazio Alfredo Pretto, che con la sua associazione organizza sempre dei momenti molto interessanti. Prima di questa terribile pandemia siamo riusciti a farne anche fisicamente all'interno della struttura di Regione Lombardia. Saluto il segretario Bruno Sozza, che mi sono fatto la barba due giorni fa, se no ci assomigliavamo molto. Ho trovato il mio gemello in Brasile. Io non sono stato sportivo come lo è stato lui, però voglio dire, a calcio qualcosa riuscivo a fare. Tra altre cose,
la mia storia personale è anche interessante perché arriva dal mondo della vendita degli articoli sportivi. Io ho passato i primi anni della mia vita per un'attività di famiglia dove vendevamo articoli da calcio, le maglie ufficiali di tutti, anche del Brasile della fine degli anni 80 e tutto quello che era inerente al mondo del calcio. Tra le altre cose era un periodo dove esportavamo tantissimo perché c'era un mercato in apertura che era il mercato giapponese, che ha anche un certo legame con il territorio del Brasile. Per la nostra industria, gli articoli sportivi sono un settore molto importante, sono più o meno 120.000 dipendenti, sono 40.000 aziende, spesso di dimensioni non troppo grandi, ma che cubano un fatturato intorno ai 17 miliardi, tra altre cose anche molto, molto in crescita. Al netto di questi terribili ultimi 2 anni, la ripresa c'è in vari settori, c'è nel manifatturiero e c'è anche nell'articolo sportivo. Credo anche che sia dettata dal fatto che è cambiata la sensibilità delle persone, ci si tiene un po' più cura a se stessi, ci si rende conto che le priorità della vita possono essere anche differenti, quelle di curarsi e di fare sport è ritornata ad essere una priorità. Regione Lombardia c'è, la mia disponibilità ad Alfredo e all'associazione, io ho avuto anche l'onore di conoscere il console Dos Santos che si era appena insediato come console quando io da pochi mesi ero diventato consigliere regionale. Poi ho avuto la fortuna di avere il ruolo di presidente della commissione attività produttive e ho creato delle relazioni con tantissimi paesi, anche Alfredo mi ha aiutato in un certo periodo. Abbiamo fatto questo bellissimo incontro con degli imprenditori per mettere in contatto l'Italia e il Brasile, portando i saluti anche del nostro presidente Fontana. Ribadisco la volontà, visto che mi è sembrato di capire che c'è la necessità di importare attrezzature in quanto in Brasile non c'è tutta questa produzione. Sentivo che si parlava addirittura di armi, di munizioni. Io vivo in una terra, la Lombardia, in una zona del Bresciano dove primeggiamo a livello mondiale. Dunque tutto quello che posso fare per creare questa relazione tra le aziende della Lombardia e le eventuali aziende del Brasile o chi ha necessità di creare dei rapporti commerciali, sappia che dalla nostra parte c'è la volontà di dare più che una mano. Dunque vi saluto perché sono veramente fuori tempo massimo, è stato interessante, purtroppo inizialmente avevo dei problemi sulla traduzione, però so che ci sono delle slide anche già tradotte, Alfredo correggimi se sbaglio, anche già tradotte in italiano. Segretario, qualsiasi necessità, se poi ti capita del tu di venire qua nella nostra bella Lombardia, ci sarà occasione di conoscerci e di creare delle relazioni che possono aiutare entrambi i paesi. Tra le altre cose, io ho un cognome che è abbastanza conosciuto in Brasile, però vi posso assicurare che il cognome è italiano. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e buona continuazione. Grazie a Alfredo Pretto per l'ottimo lavoro, grazie a Bruno Sozza, a Roberto Darine e a Graziano Messana per i rapporti che tiene tra l'Italia e il Brasile. Sempre a disposizione. Buon lavoro a tutti e buona continuazione. Grazie dottor Senna. Ora è il momento di Graziano Messana, che è presidente della Camera di Commercio Italiana San Paolo ed è sempre vulcanico e molto entusiasta nei business che segue, che propone, e quindi lo ascolteremo con grande piacere. Graziano, è il tuo momento. Grazie a tutti, buon pomeriggio, buona giornata per chi si collega dal Brasile. È stato un piacere sentire Bruno Sosa, perché la sua presentazione è stata ricca di spunti e ha fatto capire come il Brasile ha appetito e allo stesso tempo è un paese consumatore. Ringrazio Gian Maria Senna per le simpatiche e costruttive parole di disponibilità, Alfredo Pretto per essere un po' il motore di queste iniziative, di questo evento, il Consolato di Milano, chiaramente Silvio Gori che vedo collegato, e saluto i speaker che insomma mi seguiranno, come l'amico Carlo Di Simone, Ferdinando Fiore qui diciamo walking distance perché nell'Avenida Paulista negli uffici dell'ICE, Francesco Santa invece che non è né a Dubai né a Milano ma credo sia
Rotterdam oggi. Dunque, io avrei una presentazione da condividere, così cercherò di essere più efficiente. E allora questa presentazione, se la vedete, l'articolo in questo modo. Faremo massimo 10 minuti per dare un piccolo panorama. Fatemi un segno se la riuscite a visualizzare, così io vado avanti. Vedete? Sì. Perfetto. 10 minuti, poi facciamo un focus sport. Parto dalla percezione del Brasile sui media e ho messo un po' assieme un po' di copertine dell'Economist, quindi non dipende abbastanza dal colore politico di destra, sinistra che sia, ma il Brasile ha una capacità di far parlare spesso male nella stampa europea, ma invece quello che succede qui non sono soltanto cose cattive, ma è un paese che ci dà almeno grande soddisfazione. Io abito qui da 15 anni e posso dire che spesso la realtà che arriva è molto amplificata. Prendo spunto da quello che è successo col Covid. Il Brasile non ha fatto un vero e proprio lockdown, a torto o a ragione, però oggi a bocce ferme ha fatto oltre 276 milioni di vaccini. Ecco, se pensiamo che questo dato viene comparato con gli Stati Uniti, che ha fatto certamente molti più morti e molti più contagi, non si parla degli Stati Uniti, ma il Brasile è stato sempre messo un po' al centro delle attenzioni. Oggi la popolazione che è totalmente vaccinata è circa il 57%, quindi direi che stiamo completamente con il tema Covid alle spalle, e questo grafico mostra come di fatto la popolazione vaccinata è, in termini percentuali, è uguale a quella degli Stati Uniti. Chiaramente con le risorse economiche che ha gli Stati Uniti ci sono arrivati prima. Quest'ultimo grafico, così chiudiamo capitolo Covid, invece fa vedere la prima, seconda, terza ondata italiana nel grafico in verde, mentre in rosso quello che è successo in Brasile. La situazione finale di atterraggio di novembre vede quindi una situazione assolutamente definitivamente, insomma non lo possiamo dire, ma al momento conclusa sulla questione Covid. Il Brasile si è un po' lasciato alle spalle, come spero altri paesi del mondo. Paese, sempre in termini di dati macroeconomici, è la non economia mondiale, è il sesto paese per numero di abitanti, quindi è un paese molto popoloso con un grande potere di acquisto, e in termini dimensionali forse questa slide fa capire di più quanto è grande il Brasile, quanto è importante la scelta della logistica quando si esporta. Il Brasile potrebbe contenere tutte queste country e quindi forse così è più facile farvi capire che parliamo di un paese continentale. L'evoluzione del Brasile durante le crisi è un dato importante, perché il comportamento del Brasile, per esempio, nelle crisi, nonostante abbia una dimensione molto grande, è capace di reagire molto rapidamente ed uscire dalle crisi. Questa del 2008 è una crisi internazionale e il Brasile è riuscito rapidamente a uscire, puoi fare il numero di PIL del 7,5 che ha fatto nel 2010, poi ha avuto una crisi che è stata una crisi molto, cerco di parlare un po' più piano, ma molto importante per il Brasile, una crisi tutta domestica, la peggiore crisi degli ultimi 50 anni brasiliana, ma anche lì dopo 2 anni di PIL negativo, quindi recessione di meno 3,5, il Brasile dal 2016 è riuscito ad arrivare a traghettare il 2017 facendo più 1%, quindi da meno 3 a più 1,5 ha fatto 4,5 in un anno. E anche questa fase finale, diciamo 2020-21, questo biennio si sta concludendo con una proiezione di fine anno delle principali agenzie di rating, ma come vedremo fra poco anche del Banco Centrale, di circa il 5% di prodotto interno lordo, quindi ancora una volta il Brasile dimostra la sua rapidità. Qui faccio una provocazione a Roberto Darin, che ha vissuto qualche anno in Argentina. Quando dico che il Brasile non è Argentina, voglio dire che per fortuna il Brasile non ha mai fatto dei default e ha delle riserve in dollari cospicue. Queste riserve negli ultimi 10 anni non sono state intaccate e non sono state intaccate neanche il Covid. Abbiamo più di 350 miliardi di dollari, quindi in valuta. Qual è la temperatura economica? La temperatura economica è un registra circa 300 operazioni private equity durante questo periodo pandemico, registra 1500 operazioni di M&A, fusioni e acquisizioni nel 2020, oltre il doppio quest'anno,
e vede un vero e autentico boom di quotazioni in borsa. Il Brasile nel 2020 ha realizzato oltre 27 IPO e quest'anno siamo già a quota 40. È un tema questo delle quotazioni in borsa che impatta anche nell'industria dello sport. Parleremo dopo, nel secondo momento, di quello che è il caso della Smart Fit. Ultima slide che conclude questo primo blocco, questi sono dati di questa settimana della Banca Centrale, un rapido commento. L'IPCA vuol dire l'inflazione, in questo momento in Brasile ha un'inflazione che viene come forecast indicata al 9%, l'anno prossimo dovrebbe dimezzare, sono dati della Banca Centrale, quindi un'inflazione un po' alta, ma è un punto comune con altri paesi del mondo in questo momento. E vediamo giù i tassi di interesse. I tassi di interesse sono circa il 9-10% come proiezione di questo fenomeno. Questa è un'opportunità per le aziende italiane perché il costo del denaro qui è tornato caro. Questo vuol dire che se io ho dei soldi e li metto nel certificato di deposito in banca mi rendono il 10% all'anno, ma se ahimè devo chiedere working capital alla banca, questo tasso di interesse poi di fatto sarà molto salato. Quindi le aziende italiane che si approvvigionano a un costo del denaro più basso, quindi europeo, hanno un punto di competitività interessante qui perché rafforzano le proprie filiali. Il cambio è un cambio alto che favorisce tantissimo gli investimenti, infatti abbiamo visto in quelle operazioni di M&A tante operazioni italiane che sono successe in quest'ultimo anno e mezzo, e sfavorisce un po' le esportazioni. Quindi è un anno, diciamo, di pre-elezioni, perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni, questo è anche il motivo per il quale il PIL dell'anno prossimo è abbastanza basso e chi fa le previsioni non si vuole un po' sbilanciare, perché è un anno in genere in cui prima delle elezioni non succedono grandi cose. Abbiamo due candidati, da un lato Bolsonaro, dall'altro Lula, due estremi, no? Ma c'è molto spazio per la diciamo candidatura di un terzo pilastro più moderato, per cui siamo tutti curiosi e ansiosi di vedere come finirà la partita politica l'anno prossimo. Entriamo adesso quindi in questo secondo momento di approfondimento, che è il tema di oggi dello sport. Questo primo momento serviva un po', Roberto, a contestualizzare quello che è la realtà brasiliana, altrimenti è un po' troppo distante magari da chi opera in Europa, e iniziamo subito da dati che riguardano le palestre. Stati Uniti, leader al mondo con 62 milioni di utenti, il Brasile è il quarto paese, dopo la Germania e UK, conta 9.600 utenti delle palestre. Se poi aggiungiamo chi si esercita al di fuori proprio fisicamente della palestra in senso fisico, raggiungiamo il 20 milioni, e negli ultimi 10 anni questo è un dato che è cresciuto circa il 7%. Un altro dato interessante sono il numero delle palestre. Gli Stati Uniti hanno 40.000 palestre, il Brasile è il secondo al mondo con 34.000 palestre, però se guardiamo il volume di affari dei primi 10 paesi non vediamo il Brasile in termini di fatturato. Lo spieghiamo fra poco perché. Questo è sono dati che vale la pena commentare, perché fa capire quello che è successo un po' durante la pandemia. Il 30% dei brasiliani praticavano il livello raccomandato di attività fisica, e questo è un livello che adesso è cresciuto negli ultimi anni, perché nel 2013 era soltanto il 22%. Tuttavia il 40% della popolazione adulta è insufficientemente attiva. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo mercato sportivo in Brasile prima della pandemia valeva il 2% del PIL, e studi abbastanza, che vedremo fra poco, con altissima reputazione, stanno vedendo i ricavi in crescita e una valorizzazione di circa il 5% se consideriamo questo arco temporale che ci separa da adesso al 2025. Qual è la potenziale crescita del mercato sportivo quindi? L'IBGE è l'Istat brasiliana e vede come il 62% dei brasiliani vorrebbe praticare uno sport, e questo durante la pandemia si è solo accentuato. Poi consultiamo il dottor Google e vediamo che 2 brasiliani su 3 sono insoddisfatti del loro esercizio. A questo aggiungiamo che tutto quello che è successo durante la pandemia con l'e-commerce ha visto questa industria crescere del 211%,
è sostanzialmente un autentico boom è successo nella vendita online di articoli sportivi. In questa brevissima slide faccio vedere un po' cosa succede qui in Brasile, non solo l'e-commerce che cresce storicamente sempre con una crescita double digit, ma anche il mobile commerce, quindi chi compra direttamente sul cellulare. Ricordiamo che il Brasile ha 120 milioni di linee telefoniche e 70 milioni, quindi una popolazione che è più grande dell'Italia intera, che ogni giorno compra sul cellulare qualcosa, è cresciuto tantissimo durante la pandemia e anche aziende italiane hanno approfittato e fatto certamente ottimi affari perché erano pronti a vendere online. Quindi tornando alla slide del fatturato brasiliano, stavolta comparando quello che succede in Latin America, il Brasile spunta come primo paese con un fatturato che è molto fragmentato, e chi ha annusato questo trend è stata proprio la Smart Fit. La Smart Fit è una rete di palestre che si quota in borsa a luglio del 2021 e oggi, quindi qualche mese fa, e oggi è valutata a 3 miliardi di euro. È una rete di palestre che vanta almeno 500 palestre in Brasile, più altre 450 in Latin America, e capisce una cosa: il mercato ha una penetrazione bassa ed è molto frammentato. Quindi cosa fa? Diciamo che adesso Smart Fit ha circa il 15% della quota di mercato, si concentra, è tutto concentrato nelle grandi città. Allora Smart Fit vede come è importante aggredire tutta la parte periferica, le piccole città. Per il brasiliano una piccola città vale dai 100 ai 300 mila abitanti, quindi è una realtà molto diversa rispetto a quella italiana, e quindi sta andando in modo aggressivo in questa espansione, cercando di prendere tutta questa fetta che in questo momento viene dispersa. Non è da sola, c'è anche la Bluefit. La Bluefit è una rete di palestre con un centinaio circa, poco meno di 100 punti, che si, diciamo, come focus c'ha un pubblico magari con un potere di acquisto minore, e chiaramente anche lei ha subito presentato il file alla borsa per quotarsi. Lo ha appena ritirato settimana scorsa perché Smart Fit sta andando molto rapidamente e quindi Bluefit deve adeguarsi un po' alle logiche del mercato dei capitali. Ma il Brasile si distacca ancora su questo settore per un'altra diciamo eccellenza. Quest'anno il Brasile sfornerà circa 15 unicorni. Unicorni sono le società startup che poi vengono valorizzate più di un miliardo di dollari. Nel settore dello sport abbiamo la Gym Pass. Per farvi capire cos'è Gym Pass, è un'idea che mette in rete tutte le palestre, quindi di diversi brand, e permette all'utente di frequentare all'interno della stessa città o all'interno di tutto il Brasile o di tutta il Latin America qualunque palestra voglia, entrando con un unico abbonamento che invece paga alla Gym Pass. La SoftBank ha partecipato all'ultimo aumento di capitale e ha valorizzato questa società recentemente ancora di più, quindi parliamo di 2,2 miliardi di dollari. Nasce con questa idea di fare una rete di palestre, va in Europa, Germania, Francia, vede che l'Europa non è così pronta a questo modello, si concentra negli Stati Uniti invece e mette il boost sul Brasile, perché capisce che il Brasile ha ancora un gran delta di potenziale che può, ecco, consegnare in termini di valore. Mette 60 applicativi di aziende partner, quindi tutto l'indotto del settore sportivo entra dentro Gym Pass e concentra il focus di attenzione verso un'industria più ampia delle palestre, e cioè quella del benessere. Quanto vale l'industria del benessere? Ci viene in soccorso un recentissimo studio della McKinsey che lo cuba circa 1,5 triliardi di dollari. Questo studio io vi ho portato soltanto un paio di slide perché sono estremamente interessanti. Qui fa capire Cina, Germania, Giappone, UK, Stati Uniti, insomma paesi altamente rappresentativi, quanto spendono nella parte di nutrizione, nella parte di fitness, e poi compare il Brasile, e col Brasile si vede che questa parte sostanzialmente in media rappresenta la metà, quindi c'è un potenziale di crescita che viene e si sta manifestando assolutamente in questi anni. Guardando gli ultimi 2-3 in termini di anni, di nuovo McKinsey cerca di capire con dei sondaggi come sono cambiate
le priorità nel settore wellness e di tutti i paesi consultati il paese che ha più cambiato verso il wellness le proprie abitudini è proprio il Brasile. Quindi questo fa capire con dati alla mano che è quello che noi stiamo vivendo qui in termini di consumi. Non si ci ferma neanche l'industria sportiva, ma tutto quello che viene e ruota attorno all'industria puramente di sport. Il fitness, per esempio, qua ci sono i dati delle due principali associazioni di industria tessile, vale 141 miliardi di reais e sostanzialmente sta crescendo, come vedete nella prossima slide, perché un capo su cinque che oggi viene venduto è un capo sportivo. Il settore dei supplementi è un altro settore che ha un gigantesco potenziale, perché il Brasile un po' scopiazza, copia gli Stati Uniti, dove il mercato è molto più grande, e la parte dei supplementi sta in questo momento crescendo tantissimo. Varie aziende, anche italiane, si rivolgono al mercato brasiliano. Ho fatto un esempio della Farma Nutra, che è un'azienda quotata in borsa in Italia, che tramite la Zambon penetra il mercato brasiliano. Quello che dicevo prima di un capo su cinque è un capo di abbigliamento sportivo, badate bene, non riguarda soltanto le marche che fanno prettamente capi sportivi, ma anche marche fashion che tradizionalmente non sono mai occupate di sport, inseriscono nel loro interno linee sportive perché cavalcano un po' questa tendenza. In chiusura, anche la questione dell'alimentazione cambia radicalmente, negli ultimi anni cambiano le abitudini di alimentazione dei brasiliani. Oggi circa metà della popolazione italiana, quindi 30 milioni di brasiliani, sono sostanzialmente vegetariani e uno studio di Nielsen mostra come il 40% dei consumatori è molto attento in termini di abitudini per ridurre il proprio impatto sull'ambiente. Ovviamente questo tema non lo leggeremo mai in Europa, perché evidentemente quello che esce sui media è un altro tipo di la disattenzione del Brasile verso il tema ambientale, cosa che invece non credo sia vero. Cosa importa l'industria sportiva brasiliana? Bruno Sosa ha fatto quella slide che mi aiuta, perché ha praticamente fatto vedere come l'industria brasiliana importa tutto. Quindi io, per complementare quella slide che ho avuto il privilegio di vedere ieri, non ho messo la stessa lista sua, ma ho fatto alcuni esempi, come ad esempio le biciclette. Durante la pandemia queste marche americane era impossibile, nonostante costavano 50, 70, 100 mila reais, era impossibile comprarle perché sono andate tutte esaurite, e quindi sostanzialmente c'è un appetito, ci sono competizioni sportive, passeggiate, turismo di bike, quindi le marche brasiliane hanno aumentato la possibilità di produzione, anche cercando di raggiungere livelli diciamo di biciclette più tecniche, ma c'è un enorme spazio per l'importato, soprattutto per l'assemblato locale. Sulla parte di sub o sport acquatici, il Brasile importa tutto, ma l'esempio della piscina importa anche le bande per nuotare, non soltanto la parte di nuoto. Nella parte subacquea importa tutto. Qualche azienda come la Cressy, che è tradizionale, ha aperto qui e sta riuscendo a prendere una bellissima fetta di mercato. Sul tennis e sport derivati, stessa cosa, importano le reti, le racchette, tutto. Praticamente non c'è una cosa che fanno qui in Brasile. Vela, campioni olimpiadi, dai bambini, dai giubbettini, da tutto l'abbigliamento tecnico, l'abbigliamento fashion di vela, le barche, i laser, l'obica, tutto viene importato, così come i kart. Ricordo la marca torinese Sparco, per esempio, che qui ha fatto ottimi affari con i guanti, le tute, i caschi. Quindi sostanzialmente il tema qual è? Come si fa a importare e come, mi accingo a chiudere, Roberto, così cerco di non estrapolare il tempo, come si fa a importare in un paese o a lavorare in un paese in cui lo stesso ministro dell'economia, che a me piace tantissimo, dice che il Brasile è un manicomio tributario? Ed è vero, è una dichiarazione vera, ma conoscendo le imposte si riesce certamente a fare affari in Brasile e cogliere questa opportunità che in queste poche slide spero avere trasmesso. Quando si importa qualcosa, è vero che se io importo un valore di 100 dall'Italia, arriva qui in Brasile a un valore di 200? No, non è vero, perché di queste cinque imposte che nell'ultima slide vi faccio vedere, una sola non si recupera, ed è l'imposta di importazione, quella che proprio Bruno diceva che per esempio sugli skate è passata ormai quasi al 2%, insomma si è quasi azzerata, mentre IPI, PIS, COFINS, tutte queste nomenclature funzionano come l'IVA.
Io è vero che quando importo li pago, ma quando vendo li recupero. Quindi in questa unica slide, che non vi commenterò per non perdere tempo, vi faccio vedere come qualunque equipment o qualunque cosa importata che parte da un valore FOB in Italia e che sembra arrivi in Brasile a un valore folle di quasi il doppio, invece organizzandosi con una filiale locale, con un partner locale brasiliano, si riesce a ottimizzare questo flusso di importazione e poter avere per un valore FOB di 100 in Italia un valore grosso modo di 125 brasiliano. Questa è la ragione per la quale 972 filiali di aziende italiane sono presenti qua, perché altrimenti non ci sarebbe la ragione, il motivo per il quale queste aziende riescono a fare affari in Brasile. Quindi è vero che il Brasile è un paese complicato, sì, ma ci sono tecniche di importazione, le tecniche di assemblaggio locale che permettono di fare cogliere l'opportunità brasiliana. Io mi fermo qui, Roberto, per evitare appunto di estrapolare il tempo. Spero che questa piccola carrellata sia stata utile, insomma, per tutti voi, e cedo di nuovo a te la parola. Grazie. Molte grazie al dottor Messana, che in effetti ha sempre il grande merito di mettere a fuoco delle opportunità che spesso chi non vive in Brasile ha difficoltà a cogliere, perché viene poi distratto da grandi temi di politica internazionale, che sono gli scontri giudiziari, quelli ambientali, quelli politici, le vicende di Bolsonaro, e quindi chi opera invece nel tessuto economico ha la possibilità, ascoltando il dottor Messana, di cogliere poi un altro Brasile, che è quello sicuramente maggioritario di chi vive nel territorio, conosce il territorio e ne sa cogliere le opportunità. Quindi grazie. Io direi che possiamo passare la parola a Ferdinando Fiore, che è il direttore dell'ufficio di San Paolo della Italian Trade Agency, e quindi l'ICE, che tutti noi conosciamo più facilmente come ICE, e anche a lui ricordiamo di non dilungarsi troppo. A lui la parola e grazie ancora. Grazie Roberto Darin, un ringraziamento prima di tutto Alfredo Bretto, presidente dell'Associazione Italia-Brasile, un saluto a Bruno Souza e a Graziano Messana qui in Brasile e anche a tutti gli altri relatori presenti in questo webinar. Vice Agenzia è l'agenzia del governo italiano sotto la vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha come mission il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, soprattutto le piccole e medie. La sede dell'ICE è a Roma, un ufficio regionale a Milano e 78 uffici presenti in 66 paesi in tutto il mondo. E quindi con questa struttura così ramificata a livello globale, l'ICE agenzia supporta e dà sostegno alle aziende italiane che vogliono internazionalizzarsi e quindi vogliono penetrare i mercati esteri. Lo fa attraverso diciamo tutta una serie di attività, attraverso un'ampia gamma di servizi sia gratuiti che a pagamento, che vanno da informazioni di primo orientamento, quindi semplici sul singolo mercato, a diciamo servizi a più alto valore aggiunto. Dice anche, diciamo, un'altra mission, quella di attrazione degli investimenti esteri in Italia, e quindi diciamo che promuove le opportunità di investimento in Italia e accompagna gli investitori, diciamo, in tutte le fasi dell'investimento, quindi dalla valutazione dell'investimento fino all'aftercare. E per quanto riguarda i servizi, è da diciamo comunicare una grande novità alle aziende italiane, cioè che
che da aprile del 2020 il catalogo dei servizi prevede la gratuità di quasi tutti i servizi prima a pagamento. Quindi il catalogo dei servizi comprende dei servizi cosiddetti per conoscere, sono 20 servizi per diciamo conoscere, approfondire la conoscenza nei mercati esteri, e quindi ad esempio un consulto online, un semplice consulto telefonico con l'azienda che intende esportare, e informazioni di tipo fiscale, doganale, valutario, elenchi di professionisti locali o elenchi di operatori. E poi abbiamo invece 8 servizi, cosiddetti servizi per crescere, che sono servizi a pagamento a più alto valore aggiunto, ma proprio per venire incontro alle aziende, soprattutto quelle piccole e medie, 3 servizi di questa categoria sono gratuiti per le aziende con meno di 100 dipendenti, e quindi sono esattamente il servizio per usufruire delle strutture degli uffici ICE all'estero, la ricerca di un investitore estero e poi la ricerca di clienti e partner esteri. Quindi invito tutti gli operatori, tutte le imprese all'ascolto a scaricare il nuovo catalogo di servizi ICE al nostro sito www.ice.it. Solo per dare alcune cifre, nel 2020 l'ICE ha erogato più di 46.000 servizi in tutto il mondo a circa 12.000 aziende, e quindi anche nel 2021 probabilmente avremo cifre simili. Anche per quanto riguarda il nostro ufficio di San Paolo, io sono il direttore dell'ufficio di San Paolo, ma competente per tutto il Brasile, nel 2020, nonostante la pandemia, abbiamo ricevuto circa 600 richieste di assistenza, e queste cifre dovrebbero confermarsi anche per il 2021. Oltre all'attività di assistenza e informazione propriamente detta, l'ICE realizza ogni anno un'attività promozionale, quindi ad esempio realizzazione di missioni di operatori, realizzazione di fiere, sostegno alle fiere in Italia o organizzazione di padiglioni Italia e all'estero. Lo fa attraverso un programma promozionale che recepisce le linee guida della cabina di regia per l'internazionalizzazione e poi del più recente patto per l'export firmato a giugno 2020. E questo diciamo piano promozionale è da un lato un piano promozionale ordinario, ma quello più consistente è il piano promozionale straordinario, che conta circa 130 milioni di euro a beneficio appunto di quasi 10.000 aziende italiane e diversi settori, in particolare il settore beni di consumo, moda, persona, tempo libero, quindi rientrano anche diciamo le attività a sostegno dello sport, e occupano circa il 30% delle risorse stanziate nel piano straordinario. E al passo con i tempi, poi l'ICE Agenzia ha anche, diciamo, per rispondere anche alle sfide della congiuntura che ha acuita anche dalla pandemia, si impegna anche in nuovi progetti, ad esempio accordi con la GDO, quindi con la grande distribuzione organizzata, e realizzazioni specifiche anche sull'e-commerce. L'ICE Agenzia poi eroga anche diciamo un'attività di formazione alle imprese, formazione ai giovani, e quindi collabora con le università, le business school, le camere di commercio, le unioni industriali e gli enti territoriali, e in particolare diciamo sempre per rispondere a queste nuove esigenze della digitalizzazione, ad esempio sono stati realizzati dei corsi per i Digital Temporary Export Manager, cioè figure professionali dal profilo molto innovativo che deve affiancare l'impresa. Di qualche giorno fa invece il lancio di un nuovo progetto che si chiama Export Tutor, che vuole affiancare 100 funzionari e dirigenti dell'ICE, della rete estera in particolare, a 1.000 imprese, soprattutto le piccolissime, per guidarle per usufruire diciamo del servizio migliore, ma anche per cercare di elaborare insieme un piano di marketing operativo per l'estero, anche come attività dell'ufficio di San Paolo. Durante la pandemia non ci siamo mai fermati, quindi
abbiamo organizzato diversi webinar, appuntamenti, incontri B2B attraverso un nuovo strumento che è la piattaforma Fiera Smart 365, che è proprio pensata come vetrina virtuale per le aziende italiane che così possono incontrare non solo per un periodo limitato alla fiera o all'evento, ma per tutto l'anno e appunto i potenziali partner stranieri. Per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento e attrezzature sportive, Graziano ha dato un panorama completo di tutto il settore. Soltanto per completare con alcune cifre, il Brasile ha importato nel 2020 una cifra complessiva per 303 milioni di dollari. E in Brasile la parte del leone la fa ovviamente la fanno i paesi asiatici, quindi soltanto i cinesi rispondono del 40% circa delle importazioni brasiliane di questo comparto dell'abbigliamento e attrezzature sportive. L'Italia ha una quota di mercato del circa il 2%, però è specializzata soprattutto in attrezzature ad alta performance, quindi si rivolge molto a un mercato di nicchia. Comunque ci sono dei marchi, anche dei marchi famosi presenti in Brasile, quindi posso ricordare ad esempio Tecnogym, Bianchi, Colnago, Pinarello, Castelli, Arena, Sergio Tacchini, Fila, Lotto, Kappa, Diadora, e alcune di queste sono presenti in Brasile e quindi i marchi con maggiore presenza in Brasile oppure che producono in collaborazione con partner locali sono quelli competitivi perché scontano un prezzo migliore. E quindi questo, come ha detto anche ricordato Graziano, non è soltanto un tema di favorire o di incrementare le esportazioni italiane, ma proprio radicarsi sul territorio, cercare collaborazione con partner locali proprio per aumentare la competitività e la penetrazione nel mercato brasiliano. Grazie. Ci siamo, eccoci. Allora, grazie ancora perché è sempre interessante avere il punto di vista dell'ICEC, dell'Italian Trade Agency, che è un osservatorio privilegiato da molto tempo in America Latina e in altre regioni del mondo ed è prezioso per tutti coloro che si accingono a un investimento, effettuare un investimento in Brasile. Quindi grazie ancora al dottor Fiore. E ora diamo la parola senz'altro al dottor De Simone, che è responsabile di Indirect Channel di SIMEST, che è un organismo altrettanto importante, e il dottor De Simone ci illustrerà ora quali sono le sue funzioni e le prerogative di questo istituto che ha una lunga storia nella politica economica italiana. Grazie. Grazie, buonasera. Innanzitutto grazie agli organizzatori per questa opportunità e soprattutto un grazie a Graziano Messana che mi consente oggi di fare un intervento focalizzato e specifico, visto che il suo intervento ha focalizzato un interesse non solo per il paese, ma fondamentalmente ha sottolineato quanto sia importante venirsi a radicare in Brasile e fondamentalmente cercare di avere una presenza stabile e duratura e non legarsi a eventi spot sul mercato brasiliano. Da questo punto di vista il nostro ruolo come SIMEST è quello di poter sempre affiancare le aziende italiane che sono interessate ai mercati esteri. Considerate che per noi il Brasile è uno, forse anzi nell'ambito dei paesi dell'America Latina, è il principale paese di riferimento per tutte le linee di attività con cui SIMEST affianca le aziende, quindi tanto con la finanza agevolata, tanto con soprattutto la parte di investimenti all'estero, quindi partecipazione in equity, quando interveniamo nell'ambito quindi di joint venture create da aziende italiane,
o anche in alcuni casi con il supporto del credito all'esportazione. Quindi con le tre linee di attività che Simest mette a disposizione per quanto concerne l'interesse delle aziende italiane dal nostro osservatorio, possiamo sicuramente confermare che l'interesse è sempre vivo e che da quando la nostra operatività, dal 91 fino ad oggi, vi è stata in affiancamento alle aziende italiane, lo abbiamo sempre fatto in una sempre in un'ottica di crescita su quel mercato. Da questo punto di vista, sicuramente il nostro ruolo è quello di cercare di affiancare sempre iniziative che diano poi un seguito in termini operativi, motivo per cui sicuramente il paese brasiliano deve essere visto come un paese in cui l'azienda italiana effettua investimenti a medio-lungo termine e non legati solo ed esclusivamente a un discorso, diciamo, di presenza spot o comunque sia legata alla singola fornitura. Per quanto concerne il mercato legato alla cosiddetta sport industry, i relatori che mi hanno preceduto hanno sicuramente evidenziato e sottolineato quale possa essere il ruolo che l'Italia in questo ambito può svolgere, considerato quali sono le prerogative legate a quel settore. Ma, e qui mi, diciamo, vorrei sottolineare un ulteriore aspetto, secondo me alcuni vantaggi ulteriori legati al Made in Italy sono sicuramente legati anche agli ottimi risultati che in questo 2021 si sono raggiunti dal punto di vista anche sportivo e che sicuramente, secondo me, potrà fornire un ulteriore diciamo spunto in più di affiancamento e soprattutto di presenza su un mercato che ha da sempre, diciamo, visto il Made in Italy come un marchio, diciamo, di preferenza. Ma sotto questo aspetto sono sicuro che questi risultati, diciamo, e questi successi ottenuti nel 2021 potranno ulteriormente fornire un ulteriore, diciamo, sicuramente spinta maggiore rispetto a quella che già esisteva nell'ambito di questo settore, diciamo, dello sport industry. Ora, in quest'ambito, come si cala il nostro eventuale affiancamento? Da pochi giorni, dal 28 di ottobre, Simest è stata la prima amministrazione che ha reso possibile l'utilizzo di risorse a valere sul PNRR. Quindi, da pochi giorni nel nostro portale dei finanziamenti vi è la possibilità da parte delle aziende italiane di poter richiedere eventuali finanziamenti agevolati con l'utilizzo di risorse del PNRR. Da questo punto di vista siamo la prima amministrazione che ha beneficiato di queste risorse a valere su disponibilità della Comunità Europea prima e del governo italiano prima, poi, che ha destinato 1,2 miliardi di queste risorse per l'internazionalizzazione delle aziende italiane. Questo si traduce in investimenti soprattutto legati al mondo della transizione digitale, motivo per cui tutte le aziende collegate al mondo della sport industry sappiamo bene che sono anche collegate al mondo della ricerca e dello sviluppo, quindi sono sicuramente impegnate in tal senso e potrebbero beneficiare di queste misure che sono, come dicevo, partite da pochi giorni e sono ancora attualmente disponibili. Abbiamo 1,2 miliardi a disposizione, ad oggi è stato utilizzato poco più della metà del plafond a disposizione. Quindi fino al 3 di dicembre ci sarà l'opportunità da parte delle aziende di poter eventualmente presentare richieste sia legate, per esempio, a un discorso di transizione digitale, se sono un'azienda già esportatrice, quindi con almeno un 10% di fatturato estero, oppure se voglio creare una mia piattaforma elettronica per commercializzare i miei prodotti e servizi, eventualmente anche facendo un accordo, per esempio, dal punto di vista digitale con marketplace nel paese specifico brasiliano. Quindi da questo punto di vista, se io faccio un accordo con un marketplace, eventualmente in questo senso posso anche eventualmente avvantaggiarmi di questo strumento finanziario. Ultimo e non ultimo è la misura quella legata alla presenza in ambito internazionale, legata alla partecipazione a fiere.
Questo è lo strumento principe con il quale soprattutto le piccole e medie imprese a cui sono destinate queste risorse sicuramente si avvantaggiano di questi strumenti per poter iniziare a conoscere il paese e soprattutto da quel punto di vista andare a esplorare quali potrebbero essere gli eventuali interlocutori locali. E qui prendo spunto da quello che è stato l'intervento di Graziano, andare a consolidare la propria presenza nel mercato brasiliano. Abbiamo visto che ha sicuramente un ritorno in termini di pressione fiscale da un lato, ma sicuramente facilita anche l'eventuale sviluppo su quel mercato. Quindi l'invito e sicuramente anche la valutazione da effettuare da parte delle aziende è quella di andarsi a insediare con stabili strutture, soprattutto a livello commerciale nel paese, per avvantaggiarsi di quelle che poi sono le, diciamo, le caratteristiche non solo del paese ma soprattutto degli interlocutori con cui stringere eventuali accordi. Dall'altro punto di vista, anche l'eventuale accordo con un distributore locale può concedere e concedere quelle eventuali diciamo pressioni fiscali inferiori rispetto a quando io invece effettuo la mia vendita spot, ed è normale che in quel caso la pressione fiscale è sicuramente più elevata. Quindi sicuramente ritengo che diciamo sottolineare l'importanza di andarsi a insediare con stabili strutture è un aspetto su cui sicuramente bisogna riflettere, e dall'altro lato probabilmente è importante effettuare anche un'analisi costi e benefici legati a un investimento in tal senso, al fine di evitare eventuali problematiche legate non solo eventualmente all'investimento sottostante, ma soprattutto per pianificare al meglio il proprio progetto di sviluppo sul mercato brasiliano. Quindi è un mercato probabilmente non alla portata di tutti da alcuni punti di vista, ma dall'altro è, se io mi strutturo al meglio e pianifico al meglio le mie attività, non ho problemi a diciamo ad avere un ritorno anche nel medio lungo termine in termini di redditività dell'investimento che sto immaginando, sia se voglio realizzare un investimento di natura commerciale o addirittura di natura produttiva. Dal punto di vista dell'affiancamento che come Simest possiamo mettere a fattor comune nei confronti delle aziende, come dicevo prima, lo possiamo fare a 360 gradi, tanto con l'utilizzo di fondi pubblici che ci vengono messi a disposizione da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e tanto con il nostro capitale sociale quando interveniamo nell'ambito dell'equity di società estere, andando però a diciamo intervenire nell'ambito dell'interlocuzione con l'azienda in Italia. Io non ho condiviso la presentazione che avevo diciamo immaginato di utilizzare oggi, proprio per concentrarmi su alcuni aspetti e alcuni spunti che erano già nati all'interno dei vari interventi che mi hanno preceduto, ma assolutamente il materiale rimane a disposizione per quanto riguarda gli organizzatori e tutti coloro che hanno partecipato. Io mi fermerei qui soprattutto per poter dare eventuale spazio a domande o comunque sia ad approfondimenti in tal senso. Grazie ancora e assolutamente a disposizione. Molte grazie al dottor De Simone per il suo intervento molto chiaro e sintetico, e concludiamo con l'intervento del dottor Francesco Santa, che è Managing Director di HBG Events. Ed è un gruppo, si tratta di un gruppo che organizza fiere e che ha una rilevanza anche internazionale. Dottor Santa, a lei la parola. Grazie. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ringrazio prima di tutto Alfredo Pretto che mi ha dato questa occasione insieme a Graziano Messana. Io rappresento IEG, International Exhibition Group, una società italiana quotata in borsa, nata dalla fusione della Fiera di Rimini e della Fiera di Vicenza, che detiene a sua volta il 100% di HBG Events, una società basata a Dubai.
organizziamo fiere, ma non solo, perché siamo anche proprietari di due quartieri espositivi in Italia molto importanti e anche di due centri congressi in Italia molto importanti. Nel 2019, quindi giusto per darvi qualche dato, pre-pandemia, il gruppo IEG aveva un fatturato totale di circa 180 milioni di euro, con un risultato netto di più di 12 milioni di euro, quindi un gruppo estremamente in salute. Gruppo che durante la pandemia quindi è riuscito a mantenere in un livello discreto di business, a fare progetti di sviluppo, e HBG ne è la prova, perché è una società che è stata acquistata ad agosto dell'anno scorso, nel 2020. In un anno normale IEG organizza in Italia e nel mondo circa una cinquantina di manifestazioni e 190 congressi. Vado un po' veloce perché tante cose sono state già dette. Nel portafoglio di IEG riveste estrema importanza il settore del fitness e del wellness. Di recente abbiamo anche lanciato un nuovo evento in Messico, che esordirà a fine novembre di quest'anno, e ovviamente il Brasile per noi è uno sbocco naturale per la nostra strategia di internazionalizzazione. Tutti voi avete già più volte ribadito, Graziano, con grande dovizia di dettagli, l'importanza del mercato brasiliano, la dimensione del mercato brasiliano, per cui un operatore come IEG, che ha al proprio interno una manifestazione come Rimini Wellness in Italia, non può non vedere, non può non guardare il Brasile. Questa è manifestazione leader nel settore del fitness, sia in Italia che nel mondo. Anche qua vi do qualche numero velocemente. Nel 2019 abbiamo avuto una dimensione di più di 160.000 metri quadri espositivi, con aziende con più di 400 aziende presenti, provenienti da molti paesi, buyer che provengono da più di 80 paesi in giro per il mondo, e una visitazione di più di 120.000 persone nei giorni di manifestazione. Quindi una manifestazione veramente importante. Credo che tra l'altro potremmo avere anche un brevissimo video da far vedere di Rimini Wellness, molto veloce. Claudio, ma porca. Manca l'audio. Gabriele, audio. Ti chiedo scusa, un problema tecnico, stiamo risolvendo, grazie. Magari vado intanto un pelino avanti, tanto il video, tutto sommato, poi avete già visto qualche immagine che parlano da sole. Si consideri che poi noi manderemo il materiale a tutti i partecipanti. Perfetto, allora vado avanti nel dire che, come dicevo prima, l'anno scorso il gruppo IEG ha fatto un'importante acquisizione, nonostante le difficoltà in cui si trovava, diciamo, il settore fieristico mondiale. Abbiamo acquisito HBG, società di Dubai, che 5 anni fa ha lanciato un importantissimo evento nel settore del fitness a Dubai, che presto, in sole 4 edizioni, è diventata la fiera di riferimento di tutta la regione intorno agli Emirati Arabi. Si è appena tenuta, perché si è conclusa il 30 di ottobre, adesso fra poco vedremo il video forse, che è già partito ma è senza audio, comunque intanto io parlo sopra. La 5ª edizione si è svolta proprio dal 28 al 30 ottobre, ha visto la presenza di quasi 200 aziende da tutto il mondo, che rappresentavano più di 100 nazionalità, abbiamo avuto 25.000 visitatori. Ma la cosa più importante è che, nonostante insomma fossimo ancora, diciamo, influenzati dalla presenza del Covid, l'azienda la manifestazione rispetto all'edizione del 2019 è cresciuta quasi del 3%. Abbiamo avuto un rebooking di quasi il 70%, quindi non so, questo è un dato estremamente importante, non solo per la manifestazione di per sé, vuol dire che le aziende ci credono,
ma è ancora più confortante per tutti noi che così operiamo nel settore fieristico, perché nonostante la pandemia le aziende non vedono l'ora di tornare a vedersi di persona, a porre le proprie, il risultato della propria produzione delle nostre aziende e incontrarsi. Quindi insomma, tutti i tentativi anche di fiere digitali sicuramente saranno un qualcosa che in futuro supporterà il nostro business, ma nulla potrà mai sostituire il fatto di incontrarsi di persona. Vi dicevo che è stato lanciato un progetto in Messico a fine mese in collaborazione con Deutsche Messe, la fiera di Hannover, che è una società molto importante in Messico. L'evento si terrà a fine novembre nella città di León. È una prima edizione, anche questa in un momento non particolarmente facile del Messico, ma possiamo già dire che avremo un centinaio di espositori e eventi collaterali di primissimo piano, tra cui un incontro di pugilato valido per il titolo mondiale, una maratona internazionale, per cui insomma il mondo del fitness e il mondo del wellness, anche come ricordava prima Graziano, è un settore in estrema crescita un po' ovunque. Tutti sono attenti alla salute, al benessere fisico, al benessere alimentare. IEG da tantissimi anni investe in questo settore. Abbiamo deciso di creare anche una specie di brand cappello, se vogliamo, il IEG Wellness Network, che abbraccerà tutti gli eventi e che speriamo a breve possa vedere nella propria famiglia anche un evento in Brasile. Eccoci, ci siamo. Il video siamo connessi fare... dentro una linea un po' fiacca. Ci siamo tutti? Sì. Ok, se mi sentite, io darei la parola ad Alfredo, che ha organizzato questo webinar in modo molto professionale, e quindi grazie. Forse se non ci sono altri interventi, almeno qua io nella scaletta non vedo altri interventi, quindi passo la parola ad Alfredo. Grazie Roberto, io non ripeterò il ringraziamento, l'ho già fatto all'apertura, però ci tenevo a precisare che l'evento di oggi è stato organizzato in collaborazione anche con il Consolato Generale del Brasile, che oggi ovviamente, oggi purtroppo il Consolato non ha potuto partecipare in c'è tra gli ospiti che Graziano ha salutato, il dottor Silvio Gori, del settore di produzione commerciale. Ovviamente il consolato è a disposizione a Milano per qualsiasi esigenza o domande che le aziende vogliano portare, o comunque è sempre a porte aperte. Scusate, mi sono un attimo bloccato. Ovviamente il Consolato Milano è sempre a disposizione, anche noi nel caso dovessimo contattare metteremo in contatto poi le aziende direttamente con tutti gli interlocutori di oggi. Io dirigo una domanda al segretario, che so che si deve salutare velocemente. Ha qualche altra cosa da aggiungere? L'intervento è stato di suo gradimento, vuole fare un saluto finale? Segretario Bruno, se quer falar mais alguma coisa, o intervento foi bom. Oggi problemi tecnici sono all'ordine del giorno. Non está funcionando o áudio. Agora acho que foi. Agora foi. Não, eu queria primeiro agradecer mais uma vez, primeiro toda a participação. Acho que o Graziano fez uma explanação econômica excepcional, assim, complementando. A gente cuida da parte esportiva e vê algumas oportunidades, e a gente quer produzir esse intercâmbio em diversas áreas de oportunidade. Claro que há oportunidades mais voltadas ao desporto especificamente, a gente falou aqui de algumas modalidades que crescem absurdamente, então o beach tennis no Brasil é uma explosão, a gente acabou de ter um grande campeonato nas areias de Copacabana,
e também toda a parte paralímpica com os modelos de próteses, órteses, que é um mercado que eu sei que a Itália evolui demais e tem essa inspiração. Eu agradeço demais a participação de vocês, estou à disposição. Eu falo sempre aqui que o governo federal não tem a função só de financiar, e muito mais a função de articular situações favoráveis a entes, sejam eles internacionais ou nacionais. Estou mais uma vez à disposição, agradeço muito a minha equipe que colocou de pé, né, a Marcela, o Sandro, a Paula, que colocaram de pé essa webinar, e a Secretaria Especial de Esporte, em nome do Marcelo Magalhães, e o Ministro da Cidadania, João Roma, meu muito obrigado. Bene, Roberto, penso che ormai siamo arrivati alla conclusione dell'evento. Ripeto, se nessun altro relatore vuole aggiungere qualcosa, ma vedo Graziano che mi guardi con volevo la faccia salutare, sospetta. Volevo salutare, no, non sospetta, purtroppo secondo me i problemi tecnici è segnale che finalmente dobbiamo tornare a fare eventi presenziali, così questi inconvenienti vengono meno. Io volevo salutare, ringraziare certamente Bruno Stosa e i miei colleghi che hanno condiviso con me oggi questo evento, e salutare Davide Castellani che dall'ambasciata d'Italia in Brasile ci ha seguiti con attenzione. Castellani è il responsabile dell'area commerciale dell'ambasciata, quindi vicino di casa di Bruno Sosa, che ha seguito con attenzione questi lavori anche oggi. Grazie a tutti da parte mia. Io concludo dicendo che l'esito di questo evento, tra l'altro, è stato proprio mettere insieme i sistemi dei due paesi, e questo è stato comunque merito nostro, con molto aiuto anche della Camera di Commercio, e quindi è stata veramente la dimostrazione che collaborare, fare squadra, funziona. Io ovviamente cercheremo di fare qualche attività a seguito di questo webinar, verrà registrato e pubblicizzato, magari in forma sintetica, condivideremo le presentazioni, e restiamo a disposizione di tutti per qualsiasi domanda. E ringrazio adesso sì Cecilia, che poverina ha interpretato un'ora e mezza di evento da sola, Fabio che ha avuto oggi, Gabriele scusatemi, che ha avuto oggi tecnico, oggi mille problemi, e il nostro moderatore Roberto. Io ho finito con Roberto, se vuoi aggiungere tu qualcosa. Direi di no, che è stato tutto molto piacevole, interessante e in alcuni momenti anche sorprendente, perché come dicevo, a fronte di notizie spesso centrate su temi macro, poi invece non abbiamo l'opportunità noi osservatori di chi non è sul campo, appunto, di verificare quante poi opportunità realistiche ci siano in un paese grande e meraviglioso quanto è il Brasile. Grazie a tutti voi. Bene, buona serata. Grazie. Serata a tutti. Grazie. Buona serata.